Ma tu lo conosci Giuseppe Piermarini? No, tu? No. Scusa, tu lo conosci Giuseppe Piermarini? No, non so chi sia. Come facciamo a scoprirlo? Facciamo una ricerca. Ok, andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Scusi signora, possiamo farle qualche domanda? Senz'altro. Senta, lei è di Foligno? Sì. Ha mai sentito parlare di Giuseppe Piermarini? Certamente. Mi saprebbe dire chi era? Un architetto. Saprebbe dirmi qualche opera da lui realizzata? La Scala di Milano. E poi? Non so, qui a Foligno abbiamo dei resti, ma molto molto, diciamo, misconosciuti dalla comunità cittadina. Pertanto posso dire che da giovane ha collaborato per la Reggia di Caserta, anche se abbiamo solo dei disegni, non una vera e propria, sono una sorta di apprendistato per lui. E un'opera importante qui a Foligno? Allora, so che abitava, credo, in via Pignattara, qualcosa del genere. Sì, assolutamente vero. Benissimo, la ringraziamo, è stata gentilissima. Di nulla. Buongiorno, senti, ti possiamo fare qualche domanda? Certo. Sai chi era Giuseppe Piermarini? Era un architetto. E sai di dov'era? Di Milano? E a Milano? Ah no, di Foligno, di Foligno, di Foligno, di Foligno, Giuseppe Piermarini di Foligno. Giusto, è di Foligno. Sai qualche opera che lui ha realizzato qui a Foligno? Allora, so che ha fatto il teatro. E, inoltre hanno intitolato a lui anche la scuola Giuseppe Piermarini. Hai frequentato quella scuola? No. Bene, ti ringrazio moltissimo. Niente. Buongiorno. Buongiorno. Possiamo farle qualche domanda? Certamente. È di Foligno? No, no, sono di Spoleto. E conosce Giuseppe Piermarini? Sì, sì, un architetto di Foligno proprio. E che opere ha realizzato? Beh, l'opera principale penso sia il teatro alla Scala a Milano. E credo che abbia realizzato anche delle opere qui a Foligno e, se non sbaglio, delle ristrutturazioni nella cattedrale. Giusto. E c'è anche una casa natale? Probabilmente sì, non lo so con certezza, ma immagino di sì. E qui a Foligno ha visto qualche via, qualche piazza dedicata all'architetto? Beh, c'è la... Conosco una scuola media dedicata a lui. Non so se c'è anche una via, ma... Bene, è stato gentilissimo, grazie. Grazie, grazie a lei. Buongiorno. Buongiorno. Ti possiamo fare qualche domanda? Certamente. Sei qui di Foligno? Sì, sono di Foligno. Hai mai sentito parlare di Giuseppe Piermarini? Sì. E sapresti dirmi chi era? Era un famoso architetto italiano. E... che opere ha realizzato? Allora, qua a Foligno possiamo ricordare il Teatro Piermarini, poi sono state intitolate a lui molte vie, oppure ad esempio una piazza, oppure anche la scuola Giuseppe Piermarini. E la piazza Piermarini ha un qualche monumento che tu conosci? Sì, la fontana. E cosa c'è in questa piazza? Oltre alla fontana? Ora non me lo ricordo molto bene perché non frequento molto spesso il centro città, perché sono più di periferia. Vivi in periferia? Sì, vivo in periferia. Bene, grazie, sei stato gentilissimo. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Scusa, ti possiamo fare qualche domanda? Certamente. Sai dirci chi è Giuseppe Piermarini? Giuseppe Piermarini credo sia un folignate, però non so dirvi altro. È stata dedicata a lui una scuola qua a Foligno, ma non so nient'altro. Ciao, scusa, posso farti una domanda? Sì. Sai per caso chi è Giuseppe Piermarini?
Non ho molte informazioni su di lui, ma so che è un grande architetto che è vissuto a Foligno fino alla sua morte e la sua opera maggiore è stata il teatro alla Scala di Milano. Ok, grazie. Niente. Signora, potrebbe rispondere a qualche domanda? Va bene. Senta, mi sa dire se conosce Giuseppe Piermarini? Ne ho sentito parlare, però non è che ho approfondito la sua conoscenza. Mi sa dire qualche opera che ha fatto? No. Ha idea, non so, ha sentito parlare del Teatro alla Scala a Milano? Sì, qualche volta. E il Piermarini è l'architetto che ha ideato la Scala. E qui a Foligno saprebbe dirmi un'opera su cui ha lavorato? No, però so che comunque ci dovrebbe esserci qualcosa al centro, vicino al corso. No, mi sembra, c'è il teatro per Marini dove c'era un bar poco tempo fa, adesso ci sono delle esposizioni di quadri, qualcosa sì. Così, giusto? È un teatro dedicato a lui, ma non è stato fatto al Piermarini, ma giusto, è dedicato al Piermarini. Grazie. È anche una via. No? È anche una via, sì. Giusto. E c'è una bella piazzetta. Ha visto mai quel monumento in cui c'è Ercole che tiene l'obelisco? No, non ci ho fatto caso. È in questa piazza che è dedicata appunto a Piermarini. Signora, è stata gentilissima, la ringraziamo. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. A lei. Buonasera. Ciao, buonasera. Le posso fare qualche domanda? Sì, certo. Mi potrebbe dire chi era Giuseppe Piermarini? Giuseppe Piermarini era un famoso architetto. E sa di dov'era? Sì, è di Foligno, infatti troviamo la casa natale in via Vignattara. Giustissimo! E mi sa dire qualche opera che ha fatto Piermarini? Il teatro della Scala a Milano, ad esempio. Qualche altra opera? Non mi viene in mente adesso. Per esempio il Palazzo Reale a Milano. Ok. No. E ha lavorato anche alla Reggia di Caserta. Ah. E a Roma naturalmente anche, quando era giovane. È stata gentilissima, la ringraziamo. La ringrazio. Arrivederci, arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. Buongiorno, vorrebbe rispondere a qualche domanda cortesemente? Proviamo. Mi saprebbe dire chi è Giuseppe Piermarini? Giuseppe Piermarini è un grande architetto del Settecento che ha lavorato qui a Foligno, nato a Foligno, è famoso, almeno io lo conosco per aver realizzato il Teatro alla Scala come opera più importante. Dopo anche qui a Foligno ci sono delle testimonianze sul Palazzo dei Canonici. Dopodiché, ecco, insomma, quello che conosco è essenzialmente legato a questi due interventi, questi sono i più notevoli. So che è un architetto di Foligno che è nato e vissuto spesso fuori e che però è morto qui nella città. Grazie, è stato gentilissimo. Grazie a voi. Arrivederci. Thank you.
È bellissimo questo pavimento, a te piace? È vero, mi ricorda quello del Palazzo del Gioioso a Milano, il Teatro della Scala. Dove ci troviamo? Ci troviamo nella ex chiesa della Santissima Trinità Annunziata. Ma chi ha progettato questo pavimento? L'ha progettata Carlo Murena di Roma. Ma Carlo Murena chi è? Era un grandissimo architetto romano e socio di Luigi Vanvitelli, che è stato il primo maestro di Giuseppe Piermarini. Guardando quest'opera mi sento estraneo e fuori dal mondo. E a te che effetto ti fa? A me mi dà un effetto di ansia perché è molto grande e in confronto mi sento piccola. Poi il colore bianco mi ricorda Gesù Cristo quando è risorto e con la tunica bianca e mi rappresenta molto l'immortalità. Che significato ha l'asta che tiene in mano? Secondo me rappresenta il rapporto che l'uomo ha con l'universo. E secondo te che cosa rappresenta questa asta? Secondo me rappresenta il rapporto tra il mistero della vita e l'ordine dell'universo. È una cosa che mi inquieta molto. Giuseppe Piermarini fosse così importante per noi e per la nostra città. Sì, e creato così tante bellissime opere. Sì, infatti a me mi ha colpito molto l'ex chiesa della Santissima Trinità. Infatti i suoi disegni sono perfetti. Passare tutti i giorni vicino a un monumento non sapere chi l'ha fatto. Mi è piaciuta molto anche Piazza del Marino a Foligno. È così importante per la nostra quotidianità. Sì, avete ragione. Evviva Giuseppe!